Dammi i soldi o finirà male, erano queste le parole utilizzate da un diciottenne lucerino per incutere terrore tra i suoi coetanei e anche tra i più giovani. Questa volta però tanta prepotenza è stata fermata dai carabinieri di Lucera che martedì scorso hanno tratto in arresto Alessandro Barbetta in flagranza di reato con l'accusa di estorsione. Una serie di episodi di bullismo, soprattutto nei confronti di un sedicenne del posto, minacciato di gravi ritorsioni se non gli avesse consegnato la somma di 200 euro. Il minorenne si era però fin da subito rifiutato, scatenando un'aggressione all'interno di un supermercato, nonostante la presenza della madre del sedicenne, appunto. Proprio la madre ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato Barbetta, che adesso è ai domiciliari.